è rosso, quindi Kyo 2.0, sì, è identico. Però dai, può darsi che le carte di sue sono meglio di quelle di Kyo. Toglie 3 gauge o se li mette 3 gauge? Boh, credo se li toglie. Che bello il coreano. Arriva gli equip o no? Non ci ho fatto caso. Una T3 che fa 60.000 è un po' una merda. Però vabbè, se avrai l'equip ti poi una possibilità critico, resistenza critica. Ah, li toglie, ok. Easy build. Full count! No, niente. Ah, vabbè, carino. Il counter sembra carino, però bisogna un attimo capire un po' meglio questo come l'hanno buildato. Aveva i gear, il problema dipende che gear c'ha. La ulti. Ok. Questa è AoE, abbiamo visto. Ma sì, bella pip, cioè proprio schifo. 239 contro un minion. Per me sta multi fa un po' cagare. Poi ripeto, cioè, dipende come le hanno buildate, però. Eh, 20%, boh. Ah, recupera il... Ah, si mette un buffo d'attacco, tipo. Ok. 상대 이제 그 디버프 걸려 있는 디버프 한 개당 주는 피해 증가하는 겁니다. 이것 때문에 forse la passiva mi sa che si mette buff d'attacco, eh. Non ho la skill. Vabbè, bello schifo comunque, con tutto il buff d'attacco fa 100.000 con un AT3. Mezzom. Ed è il minion. Mezzom, contro un player normale che fa 50.000. Insomma, spero che il debuff sia decente. 110. Che mette estorsione forse? Boh. Vediamo. Sì, sì, ma può essere tutto. Sai com'è? Questa è a meme 2.0. C'ha pure lo stesso colore. La stessa identica cosa. No, mette disabilità e recupero. Sti cazzi. Ma che poi è un single target, quindi manco a dire lo metto voi. Mamma mia, che schifo. È una skill completamente inutile quella. Che cazzo ne frega di sapere il recupero? L'unico personaggio che cura in me è Liz. Vabbè. Ah, un po' il suo personaggio, da buttare in eccesso però. La ulti che fa, però questo toglie le palle qua. Sti cazzi. A sto punto mettevano sulla skill di debuff e toglieva le palle. Abbastanza meme. Tezio, ma vabbè. Ma che team di merda. Ma con quale coraggio. Oh, attenzione, c'è un doppio incendio su quello. Mi sa che la reliquia di qualcuno qua, o è di Kyo. Ha attivato il doppio incendio su qualcuno. Attenzione. E poi c'è una sorta di buff. Un buff, dei buff. C'è un altro buff grigio sulla testa. Non so cosa sia. Queste sono le reliquie sicuramente. Sì, abbiamo gli incontri fra i meme. Guarda, guarda che potrebbe ultilasciare con quello verde e non ultilascia. Guarda il meme, guardalo. Sì, è incendi forever. Il meta sarà solo incendi. Kyo governerà su tutti. Vedi che mette un paio di incendi in più. Mi sa che la reliquia di Kyo. Vedi, tutti ne hanno due, poi questo ne ha quattro. Kyo, di là ne hanno sei, tipo. Cioè, se prima mette incendi, adesso ne mette pure più velocemente. Yes. Ah, qua è chi non si attacca vince. Ma che scemo che sei che non tirano manco le carte. Cioè, dovrebbero farmi dei personaggi, stanno a skippare tutto il... Vabbè, ah, sì, ma stanno mimando palese. Ma che è sta roba? Perché non fanno vedere i personaggi? Anzi, ma questi stanno col turbante. Ma perché non... Oddio mio.
Cosa sto vedendo? Ah, oh, vi faccio vedere un po' i nuovi personaggi. Muoviamo le carte e non tiriamo le... Mamma mia, si fa schifo questo. No, vabbè, ma non ci credo, ma non ha tolto la ulti anch'io. Ma come cazzo stanno giocando, vabbè. Non dire nulla, va, che è meglio. Cioè, tolto la ulti, cioè, tolto il cavo già a quello e non anch'io. Ma che sai? No, Delsi, ma vuoi pure non mettere le reliquie? Sono attive, fidati. C'hanno tutti le reliquie, tutti e tre. Però non sappiamo cosa fanno attualmente. Con tutti gli incendi manca morti. Il problema è che c'hanno tutti e due gli incendi. Cioè, tutti e due i team hanno gli incendi. Quindi va a vedere, alla fine si annullano. Perché lui fa danno aumentato sugli incendi avversari. Però i due incendi, cioè i damage reduction sugli incendi, alla fin fine si annullano. Ma non mi ricordo la percentuale quant'è, però. È come se si annullassero a vicenda, è come se avesse fatto danno normale. Sì, sì, quando la crafty si attiva permanentemente e basta. Ah, è un counter, l'ho capito. Questo è tipo come quello di Ozer. Tu attacchi l'intero team, però lui si attiva lo stesso col counter. Vabbè, simpatico, dai. Sì, Delsin, sì. Beh, tu gioca sempre che loro ce l'hanno equipaggiato, mettila così. Così non hai problemi. Guarda, ma talmente che sono meme che non shottano quello con uno di vita. Guarda, guarda la memata. Vabbè, dai, l'hanno fatto per lo showcase. Però almeno tirassero le ulti. Puoi tirare le ulti, per favore. Ehi. 20% ha resettato per rifare la stessa cosa. Ma, cioè, ma perché non tira l'altra ulti? Ma oddio, ha fatto. Oddio, ha fatto danno. Non ci credo. E tiro di merda. Porco Giuda. Anzi, questi stanno stallando come non so cosa. Questo è riuscito a tirare la ulti solo perché l'avversario non attacca. E tipo Mercounter prende un pugno e shotta quello. Sì, sì, sicuramente. Cioè, questo è riuscito a urtare solo perché stanno tipo da tre turni che muovono solo le carte. E, cioè, uno come fa a capire se è buono il personaggio se muove tre carte? Perché sicuramente quando uno va in PvP e gioca a sto team, potete muovere le carte, capito? Non vi toccano. Boh, per essere voi comunque sembra che la ulti sia abbastanza buona, Stava pure senza incendi. Però è vero proprio a me, se ci arrivi e tira la ulti di questo. Tier 90, 104 di stamina! Eh, 100.000 gemme, vabbè. Signori, 104 di stamina! E adesso sì che si gode! Buono! Affanculo i cosi, che state zitti. Anzi, con 104 di stamina si vola. Mi partivo a sentire due ulti per il meno. In realtà potrebbe farti una decina di giri per il meme, no? Non ti fai con cazzo. Top 104. Sì, Ace, ma pure prima, può darsi per le reliquie, ma non le hanno fatte vedere. Anzi, in realtà pure prima aveva le reliquie, perché a questo ha settato pure lui 4 incendi. Pure prima aveva una reliquia perché ha settato 4 incendi quando io ne setta solo 2. A meno che qualcuno di loro non sette incendi, ma non credo. Io sì, ne terrò 105 di stamina, però 104 pauroso. Si skippa, sì, i personaggi non è che sono questo granché, però con la reliquia free saranno giocabili.
Allora, già che questo c'ha Ban Blue Sub, e mi farei già due domande. Perché ha Ban Blue Sub? Ah, l'attacco di queste away, bello schifo comunque. Bel counter di merda. Per meno questi giocano, rispetto a prima che muovevano solo le carte. Il counter di quello fa veramente pena. Abbastanza. Sì, vabbè, questa gioca mai come cazzo si chiama Sub, vabbè. Sì, ma li fanno uscire con la Ryuga per renderli giocabili. Ma secondo me manco con la Ryuga, forse 1-2 si salva. Ah, ma sicuramente uscirà qualcosa di interessante. Ma qualsiasi cosa che esce dopo sta roba in destra. Sta cosa proprio fa abbastanza pena. Cioè, perché ha fatto 9000 con un AT2. 9000! Twigod ti fa di più con la UE. Sì, tanto il banner dovrebbe durare un paio di settimane. Glamius, grazie per il follow. Glamius, ancora non sappiamo il banner da cosa è composto su KOF. Cioè, dovremmo aspettare tipo oggi pomeriggio. Quindi passate oggi in live, che in teoria dovrebbero uscire news. E le vediamo insieme. Aspettate ancora, perché sicuramente è sempre meglio pullare su KOF che Diane e Slater, perché comunque sono personaggi che non tornano mai. Se ci dovesse essere Coder. Però io la vedo molto difficile che ci sarà Coder. Però, boh, aspettiamo. Andiamo oggi. Sì, se mettono Coder verde, meglio pullare qui da KOF che l'altro. Perché, ripeto, sono personaggi che non tornano mai. Mutarsi che un giorno avranno un'utilità. Io so. Poi uno non ce l'ha e bestemmia. Oddio, 30000 con una ulti. Che è 1-6? Non ho visto, 6-6. Fortissimo. OP. Oh, mamma mia, che danni da counter. Ah, potentissimo. OP. Io solo per fare più facile rendere la tartaruga nello stagno. Beh, in realtà io si può usare pure per boss girda. PvP. Dai, sì, ma che meme, ma con tutti quegli incendi manco riesce a shottare. C'ha uno di vita. Mamma mia, zi, che monnezza. Sì, comunque sono tutti 6. Quindi la ulti 6-6 di quella ha fatto 40000. Okay. Oddio, il counter ha fatto dei danni. Comunque quel counter credo che sia come la guardia di Tarmiel. Dovrebbe ridurre credo i danni agli alleati. E poi counter con non so quanta percentuale. Il problema è che lui non c'ha la passiva di Tarmiel che si recupera gli HP. Quindi a un certo punto morirà sto down. Però giustamente l'avversario melascola blu quarta. Vabbè, io dopo questo ho visto tutto. Sì, melascola blu che non si sa manco quando è uscita. Ma cosa vuol dire?